Ciao, scusa, sei mai stata in un museo di arte contemporanea? Scusate, siete mai stati in un museo di arte contemporanea? Ciao, scusami, sei mai stato in un museo di arte contemporanea? Al Pecci. Al centro Pecci di Prato? Sì, da Peccino. Ecco. Sì. Quale? Adesso non ricordo. Vabbè, a Pecci, qui, qualcuno... quello ora non mi viene il nome. Volevo coinvolgervi in un'esperienza artistica. Basta tenere in mano questo oggetto, solo un attimo. Che cosa vi sembra osservandolo, che cosa vi ricorda? Un quadro. Un quadro, una tela. Dovresti con la penna realizzare un taglio netto oppure dei fori. Ok, quello, questo lo conosco. Quello che però che parto, desideri. Parto già... avvantaggiata. Sì, sì. Oh, benissimo. Con forza, proprio... bravissima, perfetto. Così, cioè... sì, libero, come vuoi. Prova a prendere l'oggetto e alzarlo sopra la tua testa e osservare quello che si trova oltre. Ok. Puoi spostare, magari vedere l'albero o il castello. Non so se hai mai provato magari a fare questa operazione e a tenere il quadro sopra la tua testa, prova, e a sì. guardare, ecco, attraverso la tela. Quindi, ti ricorda qualcuno? Sì. E scommetto che sai anche come si chiama. Sì, Fontana. Lucio Fontana, guarda. Lucio Fontana. Negli anni 50 e 60 del Novecento fu il primo artista in Italia a realizzare dei tagli sulle tele, perché lui con questo gesto ricercava la tridimensionalità, cioè lui voleva appunto, vedete, attraverso queste opere far capire che si può andare oltre lo spazio della tela, bravissimo, la tridimensionalità, un po' come hai fatto tu, cioè creare uno spazio. Infatti le sue opere si chiamavano concetto spaziale, no? Spesso che tutti ne rendevano conto, diceva, ma questo è un qualcosa che sappiamo fare tutti, cioè lo sai, ti ricordi per caso, visto che sei molto esperta, del, che cosa rispondeva lui? No, questo non me lo ricordo. Ah, benissimo, allora lui rispondeva, io taglio la tela e da là passa l'infinito.